Un cinquantenne è stato chiamato dall'ospedale delle Molinette per effettuare il trapianto di un rene per il quale era in lista di attesa. In questi casi, il ricevente dell'organo deve presentarsi in ospedale nel più breve tempo possibile per evitare il deterioramento dell'organo. Così il paziente ha pensato di recarsi in taxi per accelerare l'accesso all'ospedale per ricevere finalmente il nuovo rene. Nel taxi, l'uomo si è reso conto di avere solo 14 euro con sé anziché 20, purtroppo per la fretta, ma forse di più per l'emozione. E una volta avvisato il tassista, questo pare l'abbia fatto scendere dal mezzo senza troppi complimenti, per la mancanza di 6 euro. Quindi il tassista ha rischiato di far saltare il trapianto. Mancavano infatti poche centinaia di metri per raggiungere il cancello delle Molinette. Nelle vicinanze mancava un bancomat e non si capisce come mai il tassista non abbia fatto effettuare il pagamento con il POS. E nonostante l'uomo abbia chiesto di aspettare che avrebbe prelevato dentro la struttura ospedaliera, pare che il taxi sia ripartito con ancora lo zaino del paziente sul sedile posteriore. Lo zaino con gli effetti personali necessari alla degenza, ma anche i documenti personali e le cartelle cliniche necessarie per accedere al trapianto. Fortunatamente i medici del nosocomio torinese sono apparsi meno zelanti del tassista e, compresa la situazione, hanno fatto in modo di recuperare tutta la documentazione necessaria per l'accesso all'area trapianti e con il buon fine del trapianto. Lo zaino è stato ritrovato abbandonato in una zona periferica della città. La cooperativa del tassista si è immediatamente scusata con il paziente e si è attivata per individuare l'identità del suo affiliato e pare sia stato già individuato. Il presidente della cooperativa Taxi Torino ha fatto sapere di aver già avviato un provvedimento disciplinare e ci saranno i dovuti accertamenti e ammette che se le cose stanno veramente così sarebbe molto grave.